Terna e Comune di San Giovanni Teatino. Al via la razionalizzazione delle linee elettriche. Smantellati circa 2 chilometri di linea aerea nel centro cittadino e demoliti 9 tralicci. L'intervento è associato al collegamento elettrico Italia-Montenegro, opera strategica ed eccellenza ingegneristica a livello internazionale per innovazione e tecnologia. E quanto annunciato durante la conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci, e il responsabile gestione processi autorizzativi area adriatica di Terna, Luca Ferreli. Sindaco, sono interventi mirati, interventi direi importanti e strategici. Che cosa comporteranno per San Giovanni Teatino? Beh, intanto cancelliamo dal territorio una parte di quegli elementi che hanno classificato San Giovanni Teatino una torta. Parlo dell'asse attrezzato, parlo dell'aeroporto, l'allungamento, parlo della ferrovia. Le linee di Ferrovie dello Stato, adesso in gestione presso Terna, sono un altro limite alla vivibilità del nostro territorio. Questi cavi hanno dato da sempre dei vincoli fondamentali, hanno impedito di far partire tanti progetti urbanistici che avrebbero avuto sicuramente maggior convenienza nel farlo, e ad oggi glieli togliamo da 60 anni che ce l'hanno sulla testa e non glieli mettiamo sotto i piedi, quindi non nei giardini, ma facciamo una nuova linea in sicurezza così come fa Terna, e quindi si ridisegna un percorso fino non più alla fonderia di Nicola, ma fino a, dopo la città dello sport. Quindi diciamo che gran parte del nostro territorio guadagna questa profondità verso la collina. Tutti i soldi spesi senza chiedere ai cittadini, migliorare il territorio di San Giovanni Teatino, e per me è una grandissima soddisfazione, perché una persona semplice di questo paese si è impegnato dal primo giorno del 2011 per portare a casa anche questo risultato. In sintesi, l'indotto ne trarrà assoluto giovamento. Parliamo anche dei costi. Sì, sicuramente l'indotto, perché sicuramente lavoreranno ditte del territorio, ma ne guadagnerà sicuramente la salute. Molti cittadini hanno pagato l'IMU per i terreni edificabili, ma avevano i vincoli di Ferrovie dello Stato. Questi vincoli spariscono. Investimento oneroso, no? Sì, un investimento oneroso che fa Terna, ovviamente. Noi lo porteremo in consiglio comunale e lo approveremo, e quindi poi partiranno le gare che gestirà direttamente Terna, perché questo non è un'opera che fa il comune come ha fatto precedentemente, ma la fa esclusivamente Terna, così come ha fatto sulla Tiburtina. Qual è l'importo? Quasi 2 milioni di euro.